Benvenuti su 9 minuti, io sono Alessandro e oggi vorrei parlare delle minoranze, ma anche delle maggioranze. Si parla del DDL Zan, c'è chi dice io vorrei avere la libertà di insultare, ed è proprio questo il free speech, perché il fatto che qualcuno possa voler insultarmi. È una cosa molto difficile da capire, soprattutto anche capire le storture che poi possono esserci quando il presidente della Repubblica ti dice, adesso non mi ricordo le esatte parole, però il concetto è quello: siamo intolleranti verso gli intolleranti, che è un concetto un po' difficile da gestire, nel senso che come lo fai, chi è l'intollerante, chi è, nasce prima la gallina o l'uovo, è qui il problema principale. Però comunque il clima di fondo è positivo, nel senso ci sono delle persone che dicono no, le minoranze non è giusto discriminarle, ed è vero, cioè è una cosa sbagliata, è una cosa brutta discriminare. Però io a questo punto direi anche, se vogliamo fare le cose bene, esiste un'enorme maggioranza di persone che viene discriminata. Viene discriminata per tanti motivi culturali, economici, che sono collegate poi le due cose. E c'è il 99% delle persone. È una maggioranza molto significativa e che però detiene pochissimo. Perché l'1% della popolazione mondiale detiene il 99% delle risorse. A me questa cosa sembra, cioè non capisco come sia possibile tollerata. Tollerabile tutto, cioè dai, è come se ci fossero 100 persone, una persona con 99 piatti di pasta e 99 persone con un piatto di pasta. Cioè è inconcepibile. Allora io dico, facciamo qualcosa anche per questa maggioranza, facciamo in modo che non ci sia discriminazione anche dal punto di vista economico, no? Cioè, immaginatevi una società in cui non esiste la discriminazione per i soldi. E per i soldi questo vuol dire non esiste discriminazione praticamente più per niente, perché anche sappiamo, a parte che i soldi generano soldi, ma i soldi purtroppo... È detta brutta, qui. Però, in qualche modo, se andassimo a vedere i laureati, oppure chi ha studiato, ecco, spesso proviene da una famiglia che ha più soldi rispetto a quello che invece deve andare a fare il muratore appena compie 18 anni. Ora, non vogliamo discriminazioni? Sulla nostra Costituzione è già scritto le discriminazioni sono brutte, cattive, chi discrimina puzza? Bene, facciamo delle discriminazioni. Cioè, togliamo tutte le discriminazioni. La butto lì così, Non lo so, magari sarebbe un mondo un po' più bello. Però non tutti, mi sa, che sono d'accordo con questa cosa. Niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Grazie per l'attenzione.